Bentornati ragazzi su Minecraft Dungeon, sempre con Jamie. Ciao raga. Allora, senza perdere troppo tempo, direi di partire subito con il Tempio del Deserto, va? Dato che L'ultima l'altra volta volta. ci avevamo lasciati dove avevamo completato quasi gli ultimi livelli, mancano soltanto questi due, che sono la Forgia Infuocata e il Tempio del Deserto. Poi si dovrebbe sbloccare, mi pare di aver capito che potrebbe essere anche il penultimo livello, quello che tu avevi detto, vero? Sì, perché sta uno spazio un po' troppo largo per finire lì e basta. Serve quello Appunto, in. quindi sono assai sicuro che ci sarà un altro livello poi. Vabbè, quindi partiamo subito col Tempio del Deserto. Sì. Sì, la storia. Allora, il reame senza nome. La sabbia trasportata dal vento nel tempio del deserto ha cancellato le tracce di un vasto regno antico, in cui antichi poteri ancora persistono. Gli incantatori di questo antico regno senza nome un tempo praticavano la necromanzia, la magia capace di svegliare i morti. Ora, dopo varie generazioni, gli abitori sono arrivati per cercare di attingere al potere contenuto in queste tombe polverose. Chissà quale potere potranno trovare, ma c'è qualcos'altro che protegge queste cripte nascoste dalla sabbia. Oh, ok, suppongo ci siano altri boss strani. Aspetta, difficoltà Si magari. potrebbe mettere anche a 7, perché vedi che abbiamo quasi una potenza pari al 34. Questo mi pare che Tu sei sia 34, io sono 28. Tu trovi tu. la potenza consigliata dal normale di livello 7 è una potenza Sei. consigliata a livello 33, quindi potrebbe passare. Vabbè, considerando questo, no, ragazzi. Lui trova oggetti OP, io trovo soltanto schifezze. Lui è Dio, potenza non è colpa 34. mia, non è che a Lui è me mi potenza capita solo 34, io sono quello che potenza trovo. 28, cioè, sicuro. A me capita quello che trovo, non è colpa mia. Vabbè, Vabbè. dai, cominciamo. Ok. Deep within these halls awaits a powerful necromancer, the forgotten ruler of a nameless kingdom. The necromancer wields an enchanted staff that holds the power to summon the undead. We must destroy it before the arch-illager can claim it in his tiny evil hands. That would surely be the doom of us all. Ok, perfetto. Trova la tomba. Che poi ricordo, ragazzi, qui l'ingresso era di un tempio del deserto normale, come quello di Minecraft, ma è tipo gigantesco all'interno. Ma non vorrei dire una cosa. Già mi sei? Ok. Cosa? Sì, ci sono. Non vorrei, perché tu sai come nel tempio del deserto stava quella trappola che cadi nel giù e sta la TNT. No, non lo so, onestamente. Giusto, gente pure Allora, sul intanto facciamo tempio. quello che so. Madonna, quante persone. Sì, è andato veloce. Una balestra c'ho io. Ovviamente è inutile dirlo, ma la maggior parte del tempo saremo zitti perché non può concentrarci o chissà che. Appunto. Anche perché Gianni c'ha la tosse, quindi non l'ha messo bene. Vabbè, a parte di questi dettagli, Oh, che no. tizio potenziato. Stiamo mitragliando. Oh, che è sta spada? Coltello dell'anima. Però peccato Ah, ho che. trovato una spada, ottimo. Proviamo un po', aspetta. Come attacca? Attacca a colpo singolo, tipo. Oddio, cosa sono quei cosi? Sono fantasmi, credo. Oddio. Oh santo cielo! No, attacca Ok, troppo questi lento. evocano del fuoco blu sotto i nostri piedi. Sì, penso che fa più male il fuoco blu del fuoco normale, perché le fiamme blu sono più potenti, si dice. Ok. Allora. Vabbè. Oh, trappola! Non sono d'accordo. Allora ci sono quindi. Allora ci sono le trappole. Oddio, un Mezzo necromante, oddio, incantesimo. è la madonna quanti ne hanno evocati però. Fa Oh cavolo, cosa sono? l'esplode. No, no, mia magia, ti ricorda che tu c'hai il raggio laser e c'ho l'esplosione qua. Le No, in anime realtà là. c'ho l'esplosione, non c'ho il raggio, perché ormai il raggio non lo uso più. Ah, ok, ho salito di livello intanto. Aspetta un Un'altra trappola! L'ho vista, Ma si infatti vede. non l'ho Ma il fatto che dato! si vede il pulsante però. Si E si vede infatti il pulsante, bene, allora sappiamo che il pulsante fa tirare la trappola. No, cacchio, pensavo di. Vai. Oh, un altro coltello è il più potente, quindi a Altro. sto punto lo uso. Cantamente. Aspetta un attimo, cos'è Ma questo? qua da dove eravamo venuti, mi sa. Colpisce il nemico ma più. Qualche anima extra. Interessante. Aspetta.
Bisogna attivare sto coso. C'è una chiave? La prendi tu? Ah, la chiave, ah, la chiave serve. Ci dirò prima che se evoca altra gente. Sto morendo. Ci sono pure iscritti. Ho un PS tipo. Anzi, fai una cosa, se sono altri. Se mi ammazzo forse è meglio, perché non, così mi resti, guarda, attento però. Oddio. Ah, ma perché tu sei in mezzo, ecco perché. Sì, vabbè, a me è... Allora, sembra uno spreco, perché alla fine serve poca vita. Però prima avevo tipo un pixel di vita, avevo, adesso un po' di più. È meglio. Almeno tu ti ricavi. Ok. Ok, ma non posso sapere. Ho questa tomba. Attento, si vede. Mamma allora, mia. Qua. Non possiamo evitarle però, è quello il problema, capito? No, a tale possiamo schivarle, ma se soltanto per. Io non è che devo. Ah, ci si può dare, ci può stare. Ma mi ha colpito sopra. Uguale, ma non ha senso. Boh. Oh, c'è una lama. Oddio, la lama non mi sono aspetta, manco accorto. Zona extra. Una zona extra. Non ci porta. Oddio, è pieno di strade. C'è pieno di gente soprattutto, oddio. I negromanti qua sono fastidiosi, devo farli esplodere. Fuoche. No, ok, non. Qui è un po' difficile. Ok, prossimo livello. No, un falcione. Trovato. Almeno nuove armi. Tanto che io avevo tanto piccone, stavamo trovando lo scorso episodio. Era lo scorso episodio, sì. Un altro di quei cosi. Eccoci ragazzi, scusate per il taglio, ma volevo un attimo vedere meglio Star, ma a quanto pare mi trovo meglio. Perché quella spada tipo dà un colpo singolo potente, ma è lenta. Ecco, questa qua devo trovarla intanto. Ma magari questo si attacca a distanza. Tu dove sei? Un sacco di gente da me. Madonna, il faccione fa attacchi d'aria stupendi. Ah, ho fatto un faccione. Okay. C'è una cosa qui da attivare. Tutto che è pieno di vivi. Ok, questa. Oh, sta la pergamena. Aspetta, però dobbiamo. Davvero la pergamena? Aspetta. Dobbiamo sbloccarla, però, prima. Ma infatti, vedi che ci sono altre cose da attivare qua. Sì, stanno tipo 300 negromanti da me. Perché non vieni da me? Arrivo un attimo. Arrivo. Aspettami. Allora, devo farle esplodere in qualche. Madonna, quante. Bisogna attivare la trappola. Cioè, bisogna attivare il corpo, capito? Sì, e sono i pulsanti questi ecco qua. Ecco appunto, infatti l'avevo saltato uno lì. Aspetta però. Ok, il ponte si è attivato! Il ponte si è attivato, vieni. Aspetta un attimo, fammi vedere prima di prendere. Eccola qua, fammi la pergamena. Sì, tu l'hai presa. Tempio inferiore. Un altro livello abbiamo sbloccato, ottimo. Ma queste zone qua le hai già esplorate? Più di gemme qua. No. Perché? No, ok, no. Basta vedere la minimappa, vedere le zone quando sono illuminate e se sono esplorate o meno. Giusto. Ma cosa ho ottenuto? Anche aspetta. Se non ero illuminato, 30, non è stato un 33. Vabbè, userò un po' il falcione alla fine. La potenza è leggermente minore rispetto a quelle di prima, però. Oddio. Allora, ti dico che c'è un Enderman. Beh, lo vedo, sì. Potenza c'è pure. Se cade giù, magari sarebbe il top, però non credo sia fattibile. Che poi non capisco che puoi sparare l'Enderman. Non so quanto ho fatto indietreggiare l'ultimo. Adesso morto. Allora, mi ha dato un arco corto. Quanti spade? Togliamole, va. Dove vedete un attimo sta arma? Sta arma non. Oddio, è aspetta. Stanno tipo tre negromanti stanno, va. E non sono morti, sono resistenti pure, cioè. Ok, no, Gianni, una mano. Aspettami. Stavo un attimo modificando un attimo l'arco. Ci fanno proprio avvicinare, oh. C'è l'esplosione, la... Va bene, un solo arco incendiario. Eh sì, perché ho un casino qua. Che c'è? Ne stanno altri due, madonna. Pure i fantasmi, pure i fastidi. Oh! Mamma mia! Okay, aspetta, devo fare un modo per... Sono un attimo occupando di fare alcuni potenziamenti. Devo passare di qua per forza. Poi sparano anche. Questo qui è difficile, devo tornare indietro. Cosa male che sono morti loro prima. Cibo. A me la lasciamo prendere a me per capito. Anche io ce l'avevo poco però.
Ok. Come il nuovo, sono nuovo pochi e fattibile. Quando sono. Probabilmente questa è la difficoltà che hanno i negromanti, che ne fanno spawnare a bizzeffe. Sono come dei mob. Ecco, sono come i mob spawner, però che si muovono, hanno vita. Qua allora, si va avanti. Lì non sto niente là sopra. No, non c'è niente dalla minimap, possiamo andare anche avanti. E altri di quei cosi. Aspetta, levati che l'ha. Dove l'ha lanciata? L'ho lanciata fuori dalla mappa. Sembrerebbe, cioè non ho capito. Lanciala bene tu, va. No, come fatta a lanciarla così in alto? Non me lo domandare, ma è una cosa che non. Non avevo mai risposto. Oh, fuoco, fuoco. A quanto pare se li uccidi prima che creano il fuoco completamente, lo si spegne. Muoviti tira dritto. Ragni di merda. Meno male che ero fuori dalla portata della TNT. Allora, altre trappole? Sì, vedo già i pulsanti. Ne sta uno là. Ecco, sta là. Cioè, ma fa male anche ai nemici. Ma se possono impedire di prendere. Sì, sì, la lama fa male anche ai nemici. Le trappole fa male anche ai nemici. Fanno. Non ti dividere, che poi. Peggio. Hai ragione. Ma dov'è che si va avanti? Qua sta una zona extra. No, questa volta non lo so. Niente, cascate, magari l'ingresso segreto, no. Aspetta, posso vedere un attimo se si possono evitare di premerli? No, ci vai esattamente. Il tempismo magari, cioè devi passare quando è già passato. Tipo, guarda, passa, ti passi. Cioè, che dico io? Cioè, qui stanno, oddio, oh. Quante ce ne sono? Ok, aspetta, dappertutto. Non so perché neanche le sto attivando, però il fatto che... Ok. Cassa? Una cassa sì. Boom. Ecco. A trappole tra qua. No, idea. Mettiamoci qua, mettiamoci qua, è meglio. Così se passano i mob si fanno male da soli. Quei trappole. Ma se però spawnano, si spawn. Ecco, infatti ti dicevo. Ma dai, ma è ingiusto sto fatto. Però qua si fanno male da soli con le trappole alla fine, ci passiamo sopra. Guarda qua sempre quello zombie. Ne sono altri? Me ne sono occupato. Già io. Finito? No, che no. No, ce ne sono altri. No, oh, il negromante no. Pure. Dannato ragnatela. Non parla italiano. Quindi. Sta fuori subito il negromante. Dai. Ok. Finalmente. Allora aggiungi la tomba ancora. Okay, scusate se continuo a aprire la minimappa ogni tanto, ma non voglio perdere niente. Appunto, almeno ci saranno cose nascoste. Scusa una cosa. Oh, non vorrei essere quello. Oh, un altro falcione, magari è migliore, no, eh. Falcione cosa sono c'è buoni. Lì sotto, guarda. Dove stai andando, aspetta. Guarda, lì sotto c'è ma qualcosa. Ma è fuori mappa, no, ma... Non conta la mappa, penso che sia un buco di estetica e basta. Appunto, non ho capito perché c'è quell'affare dove tenevano le pergamene delle mani. Ma quindi spinge. Guardate! Guarda i mob, guarda i mob. Io ho visto i mob, guarda, sono quelli che dice. Ah, ma non perdono danno. Ma io faccio pure io. Ma. Gianni? Sì. Cosa diavolo? Ok, sempre bug in questo gioco, mi domando come bug, vabbè, questo qua non penso sia buggato, quindi stiamo attenti. Bellissimo che mi passavo attraverso, cioè non esistevo per dire. Ok, altro livello aggiunto. Ok, non c'è TNT, infatti non devo lanciare adesso, forse era meglio per salvarlo. Vedo quante strade, ah no, queste sono collegate le strade, ok, quindi possiamo anche passare di qua. Infatti sono che sta. Oddio, meno male che non si è passato tu di qua. Era solo è un tunnel di trappole, basta. Anche da me c'era un pochino di trappole. Sì, ma a me era giusto. Mamma mia, c'avevo di fianco, non sono manco accorto. Ok, qui non c'è niente, anche okay, questo. Un altro maiale! Attento all'Enderman. Oddio, che quanta roba ha droppato! Quanta roba ha droppato! Un attimo, no. Prima del ponte dell'Enderman, andate leggere di terreno. Cosa si è droppato? Di terreno. Allora l'ho droppato. A me non ha fatto Madonna, la visuale così però è colpa dell'Enderman. Basta? Oh, ok, finito. Arrivo. Cerca verità. Un spadone lunghissimo.
unico, sto dicendo lungo però. Certo, scarpe migliori. Vediamo com'è, guarda un po'. Ah, è tipo. Ah, è tipo il coltello dell'anima, però unico praticamente. Però tu? Magari attacca più lontano. C'è la conto. Oh, il danno però lo fa. Se non. Guarda, il fatto è questo. Il fuoco con l'arco incendiario. Penso di sì. Comunque. Che devo dire? Ah sì. Questo spadone, secondo me. Cioè, sì. No, questi spadoni sì, sono belli che fanno danni in un colpo solo, tantissimi danni, ma forse è troppo lento. Cioè, vedi. Ok, ce l'ho fatta a farlo fuori. Mi ha dato un'armatura. 1200, però... ok. Ok, subito fuori questo qua. Benvenuto subito. Ok. Se ne fa spawnare troppi e poi diventa problematico. Attaccate il fi. Ok, non mi avvicino. Zona larghissima intanto. Ah, di qua ci sono di nuovo. Oh, maledetti ragni. Cioè, la cosa infame che avete... Non so se avete visto, ragazzi, ma quando mi avvicinavo i ragni loro scappavano. Appena un ragno mi intrappola, tutti mi hanno accerchiato. Di qua c'è un vasetto di smeraldi. Sì, lo prendo. Di qua c'è un altro. Mi stanno andando a intrappolare tutti i maledetti. Devo... Allora, boom. Ok. Intanto quello scheletro ha qualche problema. Sta volando nel... Sta volando. Oh, non riesco a prenderlo. Oh, no, anche a me mi ha dato il coltello dell'anima, però non è troppo forte. Pieno di gente ovunque. Scheletri e ragni, proprio combinazione infame. Devo curarmi in qualche modo. Schivo. Schivo. Quella zona che vedo dalla minimappa non mi pare una bella cosa. Guarda un po'. Quale zona? Quella dove. Ah, quella dopo. Aspetta. Andiamo a controllare qua in giro, poi andiamo avanti. Ma no, mi pare che qui non c'è niente in giro. L'ho appena controllato da più. Qua è da questa parte. Prendi il basto. Ecco, lo sapevo. Aspetta. È il boss fight sicuro. Aspetta. Ma di sicuro. Aspetta, non prendo. Prendilo tu, vai, te lo lascio, ti lascio l'opportunità di prenderlo. È che un negromante boss. Oddio. Oh, non è che mo si svegliano pure le guardie e ci attaccano? In che senso sveglia? Prendo tu? No, prendilo tu, va. Eccolo! Mi sa che è il necromante. Preparo, va. Eccolo! Ok, lo sapevo! Senza nome! Dobbiamo far fuori. Magari prima le guardie, ma forse è meglio. Ma cosa è successo? Quanto danno fa? Okay, ma metà vita toglie! Vabbè che toglie? Metà vita, a colpo. Ah, come va a tolto il mio? Oddio, vabbè! Eppure i cloni hai evocato! No, tipo no sta... pure i cloni? Perché le sono finti, quindi spariscono appena... Boh, non lo so. Le ho viste per un attimo. Mo' le evoca altri. Devo fare una cosa. Ah! Oddio, quanti sono! Mi hanno cerchiato! Attento, appena smette di sparare mi resti. Sempre meno che finisci. Ok, ecco, ma... adesso faccio veloce. Spiegarmi. Tento micro zombie. Oh, no. ti ha sculacciato. Mi ha sculacciato da dietro. Ma dai, ma che allora, sfiga. Allora, devo vai, un po' forza. Farlo. No, resisti. Ok. No, come no? No, devi... Scusa. Oh, ma che fa? Ma come fa? Anche il mob normale. Sì, vabbè. No, è impossibile. Io non so se... ci riesci? No, un altro baby zombie. Dai, smetti di sparare per un secondo. Ecco, ho smesso, vai. Ok. Meno male, oh. Ecco. Questi qui magari li fai indietreggiare con l'arco. Sì, ma è bello che questo qua fa i cloni.
vabbè, non puoi attaccarlo da vicino, perché appena ti avvicini ti spari in fronte e muori all'istante. Devi per forza attaccarlo da lontano, è l'unica soluzione che abbiamo. Sì, corre adesso! Prova a usare questo. Purtroppo l'ho fatto più vicino a uno. Lo mitraglio. Bravo. Meno male che ha attaccato in modo. Allora, se carica il colpo posso dire colpirlo da vicino, però. Oddio. Ok, meno male che avevo la pozione a portata di mano. Vabbè, ma nella mia visione neanche ero morto, sono morto in ritardo. Vabbè. No, non ce l'ho fatta. Abbiamo più vita, dai. Vabbè, abbiamo altro. Dai. Comunque è rimasta meglio. Ancora con quella vita, Rispetto a altre volte c'è andata meglio, dai. Dai, che muore. No, il fuoco. Oh. E vai. Oh, un'altra armatura unica no, mi ha dato. Dato. Un'armatura unica mi ha dato. Anche a me mi ha dato un'armatura. Armatura unica. Del ragno. Anche a me me l'ha dato, fammela mettere. Mi sa che è un oggetto che droppa per forza allora, se te la do pure a te. Oddio, ma è bruttissima. Ma che effetto ha? Aura ruba vita. Oh. Davvero? Sì. Aura del potenziamento dei danni dell'arma. E basta. Quasi mi... Ecco. Per no, avere... non è questo, no. Un attimo. Allora. Ah, ecco, aura ruba vita, è vero, hai ragione. Scusa, allora, un attimo, letto per... l'altra, sto smontando vecchi oggetti per ottenere i punti incantesimo a sto punto. Dai, io questa me la metto. Non mi importerebbe niente se per caso è un po' più bassa di... Sto tornando con questi amici. Aviazione. Questo è meglio. Allora... questo potrebbe essere interessante, perché sempre perdo vita io. Allora... qua invece che ha? Eco, aspetto di fuoco, risonatore di liquidi. Ogni incendio che si batte in lava, io metterei questo. Prendiamo eco, Poi userei... Per il resto è tutto a posto. Il totem devo ancora pensare di usarlo o meno. Però, un'ultima cosa, non vedi che nella minimappa stanno queste due colonne strane fuori mappa? Cioè due corridoi strani fuori mappa, non so. Comunque abbiamo marcato due segreti, cioè non abbiamo trovato niente? Possibile. Un attimo, o stanno qua alla fine o... Tanto che lanciatemi qui. Sì, meno male. Ah, ma vedi? No, guarda, quando colpisci ti curi. Davvero? Aspetta, sì, guarda, mi faccio colpire un attimo, aspetta. Dai, ragno? Niente, ragno mi sta guardando, non vuole colpire. È vero, mi cura poco però. Vabbè, ti cura... No, però sì, in base al danno che fai. Vabbè, aura ruba vita era 6%, quindi poco. Donna quanta gente, boom. Allora, no, però... Aspetta, finisce lì, mi sa. Però mi dà un po' l'impressione del fatto che... C'ho... Nella faccia... No, qua finisce il livello, senti... Ah, abbiamo appena finito? Vogliamo andare indietro a controllare se abbiamo trovato i segreti o no? Dato che... Ma non so se c'erano, perché non l'abbiamo notato. Vabbè, nel dubbio, raga, ricerchiamo, se non troviamo niente, finiamo il livello. Ok, raga. Credo di aver trovato qualcosa, però... È strano, perché... No, vieni qua. Qui la minimappa indica letteralmente una cosa che sta qua dove sto io, qua un corridoio nel muro, ma non... Stava un pulsante? Arrivo che controllo. Sì, sta proprio un corridoio qua nel muro. Cerchiamo, secondo me potrebbe esserci qualche... Non lo so, qui. Boh, non ho capito. Vabbè raga, io ho trovato un altro punto strano, tipo vedete qua nella minimappa, c'è una zona a destra che però sembra che non ci si può andare in nessun modo, cioè non ci sono scale e niente cose strane e segrete, quindi forse sono capitati due segreti un po' buggati, mi sa, perché avete visto la minimappa, cioè lì non si poteva andare ma non c'è niente. Vabbè, a sto punto è The Necromancer's staff is destroyed. Once again the arch illager is thwarted. 93% di creature sconfitte e niente. E il resto. Vediamo un po' la cassa bonus che ci dà. A me mi ha dato il totem degli scudi. Questo mi pare altro stivale.
Vabbè, comunque il totem mi dice che emana una Ma se ne potente energia che metto. si propaga come uno scudo protettivo intorno a chi lo Ma circonda. se ne metto più di uno, si sommano? Non mi sembra. Che figata! Ma È credo che copra soltanto perfetta! dai proiettili, penso. No, non penso. E guarda, abbiamo anche un altro livello da fare che è il tempo Vabbè, avere il doppio stivale è un po' inferiore. inutile, quindi posso anche toglierne uno. Per il resto, Sofia. Beh, tutto sommato, vabbè, a parte i due segreti che erano forse buggati, ho trovato almeno due cose uniche. Beh, che abbiamo sbloccato alla fine niente, a parte il tempio inferiore, ma penso che lo faremo un'altra volta che il video dura un po' troppo, se Penso no. che inizieremo a fare la forgia infuocata, vero? Come secondo Sì. livello. Beh, niente. Speriamo che sia piaciuto. Scusate per i video che escono un po' sì, un po' no, ma quando c'ho tempo li faccio alla fine. La roba si sta. Ma non penso. È successo? Che voce mi è uscita? No, se Ah, tu. si è suicidato. No, se tu rotoli e viaggi, muori. È vero! È vero! No, vabbè, ma è strana sta cosa. Non ho sbloccato niente, la prima volta che ho sbloccato qualcosa, ma non sembra ci sia niente di nuovo qua. No, però. Funziona anche al contrario. No, qui no, invece, E questo è boh, complicato. vabbè, a parte i bug che ho trovato, direi concluderla qua. Al prossimo episodio. Ciao, raga.